Le indagini diagnostiche condotte in San Luigi dei Francesi sulla vocazione di San Matteo hanno rivelato che la figura di Pietro fu inserita solo in un secondo momento, quadro finito. Ora, è possibile ricostruire le ragioni che indussero Caravaggio ad operare una simile variazione? Forse sì, ma bisogna cercare di ricostruire l'orizzonte d'attesa dei committenti. Siamo nel 1598, nella Chiesa della Nazione Francese, ed è un anno particolare per la Francia perché viene emanato l'Editto di Nantes, con cui Enrico IV di fatto concedeva libertà di culto agli ugonotti. Ora, bisogna ricordare che Enrico IV, sino a pochi anni prima, era stato il capo militare dei protestanti francesi, e quindi questo editto era percepito dai cattolici zelanti come una sorta di scandalo, in particolare spagnoli e imperiali, che avevano chiari interessi a che la Francia rimanesse impelagata in una situazione di guerra civile, di guerra di religione, facevano pressioni sul pontefice affinché non riconoscesse la legittimità della conversione di Enrico, dicendo che appunto un uomo che si era convertito con una frase famigerata o famosa come Parigi val bene una messa, non era un uomo degno di fede. I francesi da parte loro avevano un tempo brevissimo per immaginare una risposta politica e teologica entro l'anno giubilare del 1600, in cui poter ribadire l'autenticità e la legittimità della conversione di Enrico. L'idea di base qual è? Quella di sfruttare l'analogia tra la figura di Matteo l'Evangelista e quella di Enrico. Entrambi erano peccatori e su entrambi gravava il sospetto dell'usura. Beh, Matteo era un esattore delle tasse, quindi in viso al popolo, qualcuno che trafficava con il denaro, e diciamo Enrico, in quanto ugonotto, era sospetto di usura perché su questo punto batteva molto la propaganda cattolica. D'altra parte era stato Calvino il primo che aveva sdoganato il prestito, diciamo, a interesse. Per cui, muovendo da questa prima associazione, diciamo, i committenti cercano di costruire una connessione con un passo evangelico che parla proprio della conversione, dei peccatori. Ed è il passaggio 1.9 di Giovanni, in cui si dice proprio che Cristo viene nel mondo per salvare i peccatori, che Cristo è la vera luce, e si dice appunto che la luce vera viene nel mondo e illumina tutti gli uomini, ma gli uomini non accolgono Cristo, non riconoscono la vera luce, ma a chi lo accoglierà, a lui sarà aperta la strada della salvezza. Lui potrà diventare figlio di Dio. Ecco che se noi rileggiamo questo passo evangelico, avendo di fronte agli occhi l'immagine impaginata da Caravaggio, vediamo che è proprio una traduzione in immagine, letteralmente, perché c'è Cristo che entra in questo ambiente sordido di peccatori e fa corpo con questa luce di salvezza, luce teologica, che illumina ogni uomo, ma dei cinque avventori di questa locanda, quasi nessuno riconosce Cristo. Due addirittura continuano a contare soldi. Due sono sorpresi, uno persino mette la mano alla spada, e solo Matteo, al centro del gruppo, rivolge il dito incredulo contro se stesso e avvia questo percorso di salvezza e conversione. Il quadro certamente poteva considerarsi concluso così, ma evidentemente i committenti ritennero di dover ribadire la fedeltà di Enrico al pontefice e di dover rimarcare l'ortodossia cattolica romana di quel testo. Quindi, presumibilmente, chiesero di inserire in un secondo momento la figura di Pietro. Perché? Perché il pontefice è il successore di Pietro. E quindi, Pietro in quel caso è lì come figura del pontefice, come a dire sì, la luce della grazia cade su tutti, si cade sull'ultimo dei peccatori, come era stato per Paolo, ma sempre per mezzo dell'intermediazione della Chiesa di Roma. In questo modo Caravaggio depotenziava in qualche modo la composizione, perché la sua era stata una citazione
Michelangiolesca. Lui aveva citato la chiamata alla vita, la chiamata alla vera luce, non solo nel momento della creazione di Adamo, come è stato detto, ma anche, io credo, nei bozzetti preparatori, nel disegno preparatorio che il Buonarroti aveva preparato per Sebastiano del Piombo, nel caso della resurrezione di Lazzaro, dove c'era proprio questo gesto di chiamata alla vita, purissimo. Tutto ciò che la composizione però perdeva dal punto di vista della potenza fermale, lo recuperava dal punto di vista della coerenza del messaggio teologico. Caravaggio potrà riprendere il suo progetto originario solo quando dipingerà la sua resurrezione di Lazzaro.